crescita e sviluppo di progettualità scientifiche e culturali di valore sul territorio. Sono questi gli obiettivi posti in prima linea dalla mission di Fondazione LGH del gruppo A2A, presentata questa mattina nella sala Pietro d'Acemmo del Museo Civico di Crema. È un'occasione per farci conoscere, per far sapere cosa stiamo facendo con le eccellenze del territorio e con le filiere. È anche una chiamata a essere più proattivi, più propositivi nel dialogare con la Fondazione e con gli altri soggetti che con noi collaborano per dar valore, per valorizzare le eccellenze, farle scalare e creare impatto. Ma il progetto è decisamente importante, ha una valenza strategica sia per la città di Crema sia per il territorio cremasco. Siamo stati tra i primi a formulare questo tipo di progettazione. Devo dire che sia la città sia il territorio ha risposto molto bene e oggi ci consente di ragionare già su dei numeri importanti. Abbiamo già, oltre alla città di Crema, coinvolto una ventina di comuni del nostro territorio. L'ambizione come consorzio.it è quella di coinvolgerli sostanzialmente tutti e quindi coinvolgere tutti i nostri 48 comuni dentro appunto una progettazione strategica che parte oggi ma che vedrà, come dire, la messa a terra probabilmente fin dall'anno prossimo, ma che poi resterà come elemento qualificante del nostro territorio e come dire, certamente potrà essere un valore aggiunto per tutti coloro che qua vi sono insediati, sia essi cittadini, sia soprattutto piccole e medie imprese che da questo progetto potranno trarre ulteriori benefici sul fronte diciamo, delle tematiche energetiche e dell'eventuale efficientamento e risparmio energetico.